Ciao ragazzi e bentornati su Di Tony che fa cose. Oggi vediamo un po' di continuare il nostro caro amico Gesta. Come eravamo rimasti? Abbiamo fatto più o meno tutta la parte alta del nostro corpicino. Spostiamo un po' sta luce, mi sta un po' intrigando. Il backpack e le due braccia. Quindi questa e le spalle. Ecco qua. Sono preso le mie carte. Un bel casotto qua, però ci sono tutte le mie carte, cartine. E allora, vediamo. Oggi io vorrei provare a fare le gambe. Quindi mi prendo il mio bel manuale e vediamo un attimo di procedere con la parte delle gambe. Sicuramente nel weekend vedrò di andare avanti con le gambe, con almeno una gamba da solo, così non vi tedio con entrambe le gambe, così da velocizzare un po' la cosa. Ah, una cosa, questo modello high grade, se andiamo a vedere com'è costruito il bacino, andiamo, ecco qua, dà la possibilità di muoversi solamente, diciamo, ai lati, così io ho modificato la parte sotto per poterlo fare basculante. Oltre a muoversi così a sinistra e a destra, l'ho fatto che si possa muovere anche lato per lato. Così ho aggiunto un'articolazione, visto che si poteva fare, e aumenterà sicuramente la posabilità del nostro caro Gesta. Allora, io vorrei, intanto ho fatto un piccolo upgrade, scatoletta dove tenere i pezzi, che tra parentesi è più vecchia di me, forse no, avrà sicuramente 20 anni, è recuperata in giro da mio fratello. Allora, vediamo di recuperare un po' i pezzi delle gambe. Abbiamo i sopracoscia. Ecco, ho già perso un pezzo. Porca troia. Non di farlo senza fare malanni. Non di recuperarlo senza fare malanni. Sono i pezzi delle gambe. Allora, qua ci ho già inserito il polycap. Io direi che possiamo procedere a eliminare intanto le parti di plastica in più. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi perché sto andando avanti con un progetto piuttosto grosso di un master grade vecchiotto, un Physalis Master Grade del 1998, che presi a mio fratello tanti anni fa, penso nel 98 o 99, e non era mai stato fatto, diciamo, cioè è stato solo montato, mai stato verniciato. E visto che c'era, l'ho recuperato. Mancavano un paio di pezzi, tipo gli occhi, li ho ricostruito. E un vetrino del mirino e basta, mi pare. Poi un altro pezzo l'ho perso io, però l'ho ricostruito. Se siete curiosi di vedere come procede anche in quella direzione, andate, collegatevi su Instagram e mi trovate sotto Rick underscore Dittoni. E posto un po' di cose tutti i giorni, c'è sempre un post o relativo ai Transformers o i Goombla. Allora, ho eliminato le parti in più di plastica dei runner e adesso sto cercando di eliminare le parti bianche senza diventare matto, senza buttare sopra la colla il nostro cement.
Non mi sa che ci sarà bisogno. Vabbè, speravo di non doverlo utilizzare e procedere velocemente. Allora, stavo pensando anche che il vetrino lo sto anche rifacendo per la terza volta e sto usando un'altra tecnica ancora. Praticamente ho preso un pezzo di un runner, l'ho fuso con l'accendino e l'ho appiattito e poi curvato per ricordare la forma del visore e l'ho fatto con la plastica appunto arancione in cui era fatto il coprivisore. Questo me lo faccio io in separata sede perché ormai l'ho fatto mille volte e vi faccio vedere solamente il risultato finale. Però l'idea mi garba di più perché sembra più realistico, più che altro sembra la plastica giusta. Ah, queste, ho comprato queste lime qua da Amazon, queste, questo. E c'erano due tipi di questa e una curvata, questa che non va bene. Ne sono arrivati per 9 euro sono arrivati 40 pezzi, una cosa mostruosa, andrò avanti per tutta la vita. Comunque se su Amazon trovate questi non c'è tutta la qualità di grana che servirebbe perché questa è tipo 400, adesso si è un po' assottigliata qua, ovviamente per l'utilizzo, e anche questa, quindi sono un po' più delicate, però mancherebbe una grana 800 e l'ho ordinata da un'altra parte e dovrebbe arrivarmi la settimana prossima, così la proviamo assieme, ma non giusto per vedere se c'è un'alternativa alle carte. Le carte sono, mi piacciono tantissimo. Sono utilissime, ma hanno il problema che dovrei collegarle a un'asticella di legno, all'asticella di legno, a tipo i bastoncini dei cosi, dei ghiaccioli per esempio, per tenerle ferme. Queste sono già pronte, sono leggermente gommate, sono una figata, costano una cazzata, perché costano veramente una cazzata e durano tantissimo. Si possono anche lavare sotto l'acqua queste anche, però non è la stessa cosa. Sì, più che altro perché sono un po' più manusevoli. La carta la terrei comunque sempre però per i dettagli. E mi arriverà anche una figata incredibile, una lima da 2 mm. Me la procura mio amico Andrea, che è proprio per fare le parti interne. Non vedo l'ora quella di provarla. Deve essere la rivoluzione. Oh, guarda che bene, qua il segno delle sprue è sparito per benino. Tanto finito di renderizzare un video, attivissimo. Adesso lo carichiamo. Qua fa un po' fatica. Comunque vi lascio il link in descrizione in queste super lime. Costano veramente poco. E quindi sto procedendo con quest'altro GP02A. E sono arrivato quasi alla fine. Se faccio vedere un pezzo giusto per farvi vedere gli altri lavori che sto facendo. L'ho già montato per certe parti. Staccati, ovviamente non si stacca. Porca troia, va bene. Giusto per farvi vedere che tipo di lavoro diverso è questo. Mi manca un po' di weathering e poi questa parte è finita. E devo finirla su tutto il resto dell'RX78. E sì, sono molto contento di come sta venendo fuori, anche perché è la prima volta che faccio un master grade con questa tecnica e più che altro con queste tecniche. Ero sempre là pronto, ah sì, non vedo l'ora di provare a fare qualcosa di questo genere. E finalmente ho avuto l'occasione e sì, sono molto contento del risultato. Davvero molto contento, anche perché non avendo mai...
fatta, avendolo mai fatto, ho fatto un sacco di cappelli in mezzo, le ho tutte sistemate con questi cavoli di colori che sono spettacolari, Mr. Color, non so se li conoscete. Questi su Amazon purtroppo non li trovate, sono tutti di importazione, sono delle lacche abbastanza nocive, quindi cercate di avere un'area abbastanza areggiata e utilizzare sempre la mascherina se le utilizzate. Però ragazzi, che effetto spettacolare, si asciugano in men che non si dica, sono fantastici. Dopo 5 minuti dalla spruzzata potete già mascherare. Quindi sì, ho fatto delle grandissime stronzate, tipo, non so, passato male un colore, ho cercato di pulire, ho fatto una macchia, ho ripassato sopra il colore esattamente nello stesso punto che dovevo tolto e ho sistemato la zona. In men che non si dica, senza grosse attese, senza paure, cioè, fantastico è stato. Cioè, mi sono divertito veramente molto a fare questo modello. Sì, è lungo, la parte più tediosa è stata quella dei pezzi da incollare e da passare a carta perché veramente sono non combaciava nulla. Peggio di questo, no, beh, questo è veramente peggio. Però sì, molto simile, però quello è un pezzo del 98, questo è un pezzo attuale, è fatto di merda questo in confronto. Considerando l'età, quello è fatto molto bene considerando che è del 98. E sì, dopo mesi di lavoro, cioè alla fine sono riuscito a prendermi un weekend per dargli l'ultima pacca e questo fine settimana dovrei riuscire a terminarlo. Sto facendo anche un video del making of, della creazione di questo bel Physalis e forse riuscirò anche a fargli una parte in stop motion, non so come, perché non voglio rovinarlo. Bene, abbiamo fatto la parte superiore della coscia, una e qual era l'altra? Dove cazzo? Non è questa, questa. Uno, ok, lo lasciamo qua un attimo. Ora questo, ora questo. Quindi questi sono da fare. E questi me li ciuccio da solo. Bene, questa è la parte alta, avrà sicuramente una parte di frame tipo interno, qualcosa. Questo che è formato da due pezzi, allora, questo qua. Dobbiamo costruircelo. Io dovrei aver già messo i pezzi insieme, basta tirarli a carta. Eccoli qua. E poi vanno sul polycap qua. Quindi diciamo che io questo lo vorrei incollare, quindi ho l'unghia del pollice sinistro che per provare queste lime qua ho usato il pollice ed è tutta molla quindi non riesco più a utilizzarla per staccare i pezzi. Aspetta, ma devo usare la pinzetta. Infatti è tutta molla, non vedo l'ora che mi ricresca. Cazzo, stoppirla. Ho detto, ma sì, proviamolo sulle unghie, vedo subito il risultato se è lucido o meno. Porca troia, non mi rimango senza unghie. Pirla. Vabbè. Dai, staccati. Hanno una tensione sti pezzi che si rischia di spaccare. Guarda che stronzo che. Ok, prendiamoci il nostro seno. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dovrei procurarmi anche l'altro segment, quello più liquido, quello col tappo, con l'etichetta verde. Cambia la viscosità. Questo è più denso, l'altro è più liquido. Ok, mi pare abbastanza buono. Il capo è giusto. Succede. Allora, facciamo una cosa di questo genere, lo riapro, vediamo
non far malanni con la colla su e cerco di stacco i perni, l'unica, li taglio. Allora, cosa faccio di bello? Adesso vado a ridurre lo spessore dei perni, così da creare meno attrito all'interno e farlo scivolare meglio, tanto servono solamente per posizionarlo. Se io taglio parte del perno, non vado a creare problemi. Visto che sono molde un po' particolari queste, sicuramente sui perni sono leggermente più grossi, anche qua dentro, e queste sicuramente hanno la parte magari finale che è un po' più grossa. Quindi mi vado a sottigliare per benino. Tirare giù anche questo. È una bella sfida suggesta, anche perché sto vedendo che le plastiche maggior parte dovranno essere, maggior parte, molte saranno, dovranno essere verniciate per sistemarle. E la settimana prossima facciamo le manine, perché voglio vedere di riuscire a sistemare quella parte di stress. Controlliamo prima di far stronzare, giusto, giusto, giusto. Ok, deve scivolare dentro molto, ma eccola. Visto? Devo farlo prima. Sono stato scemo, perché non ho fatto grossi danni, dato che comunque limarlo. E bene, direi. Direi proprio bene. Ho subito già una piccola limata, una macchiata qua, per eliminare il grosso. E poi lo metto là. Ad aspettare che si asciughi. Bene, lo mettiamo là un attimino in attesa e vediamo che altro passaggio possiamo fare nel frattempo. C'è l'altra parte interna della gamba. Questa. Mi tiro via tutti i pezzettini. Sono proprio bellini questi modelli comunque. Lasciamo perdere il tipo di marca, però devo dire che questo RGM è veramente bello, proprio bello. Allora, ci va un Polycap sicuramente, infatti ci va questo, quello ancora piccolino, si collegherà. Questo va qua e poi qua, se ci entra senza problemi. Stessa cosa. Vorrei provare a svasare un po' i buchi qua. C'è la stessa cosa. E quindi così. E quindi è finita l'estate. Devo dire che sono contento. L'ultima settimana è stata veramente una sofferenza. Ok, abbastanza lissio. Ce lo incolliamo anche questo. Controlliamo sempre di non fare stronzate. E andiamo a incollare. Di coso, lo muoviamo così che entra dentro. Voilà, ha fatto un flop, è finito bene dentro. Qua andare a carteggiare è inutile perché tanto ci va sopra questo pezzo qua. L'unica è la parte qua davanti, che aspetteremo sempre comunque quando si asciuga. Però intanto
Vediamo come viene fuori la gambetta. Perché prendo sempre quello che non ho ancora fatto? Perché li devo levare dalle bolle. Ok. Questo va qua e questo va. Stessa cosa anche qua. Cazzozza. Questo può stare. Quello mi piace la sua rigidità. Ma questi no, perché ho paura che dopo mi vanno a creare lo stress mark davanti. Proviamo a vedere se c'entra bello tranquillo. Sì, super. E uno. Aspetta, limiamo anche un po' questi. Ciccione, nessuno si perde. E adesso chi cacchio non molla più questo? Sarà impossibile mollarlo adesso. Perché volevo carteggiarlo qua io, cazzo. Ma che ho stretto così forte. Le bestemmie. Dai, ole, bravo, bravo. Staccati, staccati senza problemi. Qua è il pezzo più. Zitto. Cioè, preferisco che siano molli e poi incollarli alla fine quando ho deciso che stanno fermi oppure anche lasciarli molli, ma Madonna che duri. Che modello di merda. Porca troia. Ok, ce l'abbiamo fatta. E vado a eliminarci un po' di plastica ancora perché veramente è durissimo qua. Cioè, allora, il modello è bellissimo, è come l'hanno, come è sculpito che fa schifo, cioè la mold che è abbastanza la merda. Dio Bonino, che avventura. Credo che sarà il primo e ultimo high grade che faccio di questa marchia, marchia, sì, marca. A parte che ho sentito che Bandai sta facendo incetta delle loro fabbriche, della Daban, quello che è. Stanno facendo piazza pulita. Ok, molto più morbido adesso. Bene, direi che la parte alta della coscia è pronta. Quindi, ok, tanto mettiamo da parte questo. E andiamo a vedere com'è l'altra parte della gamba. Perché la gamba è composta da ben 4 parti principali: piede, caviglia, coscia e polpaccio. E andiamo a prenderci i pezzi della gamba, che se non erro sono tutte parti che non necessitano di una grossa sistemazione, perché le pennellature si nascondono tutte. E in teoria sì. È un bel modello anche per questo discorso qua, perché tutte le pannellature sono nascoste, dico le parti dove si uniscono, sono nascoste dalle parti che compongono la gamba. Basta pulire i pezzi alla fine. Io volevo che il pezzo dietro, questo qua.
Che bello che è sto modello, cacchio. Quindi posso anche pulirli malamente, che tanto tutte queste parti qua verranno nascoste direttamente dalla plastica. Dalla plastica dragata, vedete che figata. Questo è una bella progettazione, perché vuol dire che tanto alla fine, per quando tu lo puoi pulire malamente, però tanto alla fine si nasconde tutto quanto, perché sono intelligenti. Una cosa me l'ha fatta intelligentemente. Ah, c'è anche la caviglia che ci va direttamente dentro. Quindi questa parte qua e un polycap. Scusate un attimo. Ah, lo fanno per comodità, perché tanto non cambia nulla. Sì, lo posso mettere adesso, come dopo, tanto alla fine il polycap è attaccato sulla gamba. Oh, guarda qua. Adesso si vedrà sicuramente. Non si cercando di capire se per caso quel punto là si vede o meno con la copertura della gamba. Sì, diciamo di sì. Sì, che la cosa non andrebbe comunque sopra a nasconderlo. La lunghetta del piede. Capire se per caso si nasconde. Sì, devo farla sistemarla per bene, se no si vede. Sì, stavo cercando di fare il minimo indispensabile giusto per evitare di sprecare le energie su punti che si vedono, non si vedono, insomma. Però un pelino si vede, quindi è meglio fare le cose a modo. Noi siamo bravi, diligenti, e ci piace fare le cose belle, le cose fatte bene, pulite. E quindi seguitemi su Instagram, perché là posto tutti i giorni qualcosina. Specialmente mi lamento delle ingegnerie di alcuni giocattoli. Sì, bisogna chiamarli giocattoli, è un po' riduttivo. Sono collezionabili, dai. Se nessuno si offende. Oppure sulla mia pagina Facebook. Vi lascio tutti i link in descrizione. Condividete, spammate, fate. Ah, in teoria, se Dio vuole, la settimana prossima dovrei riuscire anche a fare la recensione di Grimlock. Ho un po' più di tempo libero. Finalmente questo periodo di lavorativo intensivo si sta un pelino affievolendo, diciamo la pacca di lavoro incredibile è passata, perché tutti quanti ad agosto sono andati in ferie e io ho preso il lavoro degli altri perché nessuno era disponibile e mi sono fatto uno straculo, però ho portato a casa grossi risultati e quindi tra una settimanina sono un pelino più tranquillo. Sono che era un paio d'orette alla sera anche la recensione. E quindi sì, Grimlock non sarà sicuramente come questa ultima in stop motion, molto meno stop motion, però vediamo di fare le cose fatte bene. Ok,
Bene, bene, bene. C'è ancora un piccolo puntino, ma visto che si vede poco, mi sono un po' rotto il cazzo e quindi andiamo avanti. Andiamo avanti su questa parte qua. Cerchiamo di portare dai. Vai via, sparisci, puntino di merda. Oh, è proprio un puntinino quasi invisibile, ma io so che c'è e lo devo togliere. Oh, brutto bastardo, te ne sei andato. Ok. Un po' di cattiveria e passa la paura. Queste parti qua. Scrivete pure nei commenti se vi piace questo format oppure no, se preferite magari vederlo raddoppiato di velocità, per dire. Io lo faccio così perché tanto devo li faccio io questi modelli e quindi ho piacere di condividerli con voi, ma se per caso non vi piace, preferite magari, non so, tipo quelli super super velocizzati, così non mi sentite parlare e dire stronzate. Scrivetemelo, posso provare a farne uno in tipo uno speed build. Non mi piacciono, sinceramente, cioè, mi piacciono tantissimo quelle degli altri, ma sono tutti montati, quindi per quello dico, serve un impegno in più per me. Magari faccio questi, nelle parti li registro e li carico su e basta, senza audio, senza nulla. E dimmi cosa ne pensate, io preferisco questa cosa qua, perché nel frattempo parlo e mi faccio compagnia, come dire. E l'uso anche come sistema per imparare a parlare un po' meglio e sfruttare un po' meglio il mio vocabolario, perché sì, conosco tante parole, ma uso sempre le stesse. Un po' come il discorso dell'armadio pieno di vestiti, che alla fine fate sempre quelle cazzo di 5 magliette, perché boh, non ho mai capito questa cosa. Guarda sto puntino bianco. La plastica blu di sto cazzo è veramente bastarda, perché difficilmente si riescono a togliere via le parti puntini bianchi. Mi sta veramente sui coglioni perché. Gratti, gratti, gratti. A parte che qua c'è uno stress mark più grosso degli altri. Guarda che roba. Vi anticipo che il prossimo modello sarà più divertente perché è un high grade originale. Non che questo qua non sia divertente, ma perché è uno dei miei modelli preferiti, che è l'RX 178. E sicuramente nel prossimo futuro farò anche il Real Grade, che ho recuperato
E lo faremo assieme anche quello. Quello sarà molto divertente, lungo perché sarà lungo, però sarà molto molto divertente. Ah, è vero, ho anche recuperato che c'era lo sconto su eBay del 10%, un unicorn a 28 euro spedito. Un affarone. Sì, ma arriverà non so quando, perché vabbè, la spedizione è dal Giappone, quella più economica, e va bene così. Cioè, compri quello che l'ho pagato, ragazzi, posso aspettarlo anche un anno. Però sono proprio curioso perché è considerato uno degli high grade, sì, molto delicato tutto quello che vuoi, ma a livello ingegneristico meglio realizzato. E sono proprio curioso di vederlo e di sentirlo in hand, posso dire. Anche perché si trasforma e quella cosa là mi intrippa parecchio. Sono proprio curioso di vedere cosa ne viene fuori da quel modello lì. Non sono un grosso appassionato della serie. Ho guardato un paio di episodi, ma mi sono fermato perché c'è quello cel shading che a me non mi va giù. Si vede troppo la differenza tra parte animata e parte in 3D. Proverò a seguirla. Mi sforzerò di seguirla perché hanno detto che comunque è una bellissima serie. Però a me veramente quell'animazione là, ragazzi, mi fa un po' schifo. Più che altro perché uno viaggia tipo 24 frame, quell'altro tipo 60 frame e si vede troppo la differenza. Non ci riesco. Ok, quindi questa parte qua. Allora, qua usiamo la tecnica. Senza rimare andiamo a raschiare la parte di sigillatura. Se togliamo via la linea di fusione delle due plastiche in 5 secondi. Benissimo, proprio una passata super veloce di carta. Non ho capito dove cacchio ho messo. Ci fa un po' di cappa di qua. Poi cap ci va questo. Dai, vieni qui, signorino. Qua abbiamo fatto. Benissimo, ancora anche qui. Mettiamo la caviglia da polycap qua. Mettiamo pure queste e andiamo a chiudere. Dai, sono un pelino a fungo, quindi farò un po' fatica ad entrare. Va bene. Ok, qua abbiamo fatto. Sì. No, porca troia. Vedi che è sempre bene controllare due volte, sennò dopo spuntare un disastro, specialmente su questi. Vediamo se così ne faccio un po' meno fatica. È andata molto bene. Ok, sì.
Non abbiamo ancora fatto questo, effettivamente. Settimana prossima facciamo quello e i piedi. Un piede. Dopo il resto mi arrangio io. Senza che voi mi siete qua. Allora. E vedi anche la seconda parola sotto sopra. Che non si chiude. Perché non si chiude? Aspettate qua, ripeto, sopra. Picciolo. Di capire se è un difetto suo oppure è fatto così. Cioè, se questa parte qua entra, vuol dire che è giusto. Però cazzo, c'è veramente un gap. Porca troia, un bel gap. Eh no, va bene così. Questo l'avevo già pulito, quindi possiamo chiudere. E va dentro perfettamente, infatti. C'è solo un po' di... Vabbè, è la plastica che è fatta così. Ok. E gli mettiamo anche la parte dietro che non ha bisogno di ritocchi, che tanto viene tutto nascosto dalla parte della gamba. Spettacolo. Comincia a prendere forma sta gambetta. Ok, mettiamo la coscetta. Coscetta, un cazzo sto parlando, coscetta e gambetta come l'altra volta. E sì. Doppia articolazione, figata. Con un'ottima chiusura della gamba. Mettiamo un attimo la parte alta, così proviamo l'articolazione delle gambe. E così, come vi dicevo prima, adesso ha una parte di articolazione in più, lato per lato. Molto bene, molto 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 bene. Il signorino continua a prendere forma, mi piace davvero sempre di più come sta venendo. Mi converrà comunque dargli una grattata uniforme con una mia bella spugnetta. Non so. E poi prima di passare il trasparente, se riusciamo a fare già a vedere un pochino l'effetto finale, perché non vorrei dopo che l'effetto venga fuori una merda perché la plastica non è al top. Sì, mi sa che devo carteggiarlo tutto. Provo comunque a dargli già un opacizzante sopra, magari la prossima volta, così da avere la stessa... Si vede? Sì, lo stesso... È lo stesso colore di plastica, assieme una più chiara e una più scura. Solo perché una è grattata e l'altra no. Quindi voglio provare a fare una prova e vedere cosa viene fuori, se devo per forza grattarlo tutto quanto o se basta passare sopra il trasparente opaco. Bene, dai, sono contento. Io stanto sistemo questa parte qui, oppure possiamo lasciare così e utilizzarlo come... Vediamo cosa dicono le istruzioni. Se è separato o meno, qua sembrerebbe di sì, quindi me lo posso anche risparmiare, quindi posso utilizzarla con
come dettaglio, molto bene sia davanti che dietro, quindi ok, la gamba praticamente così è finita, dovrò solo sistemare sopra qua e fare l'altra. Facciamo come al solito, prima di chiudere il video, una piccola soddisfazione visiva per vedere come sta venendo fuori nella sua interezza. Ah giusto, la settimana prossima facciamo anche le manine e poi dovrei sistemare anche questo gomito. Vedete che c'è un po' di lasco prima di arrivare al polycap, c'è un po' di lasco. Vorrei riuscire a sistemare anche questa cosa qua. In teoria basta un pelo di colla. Mettiamo la manina, lo mettiamo su questa parte qua, sarà da incollare. Ok, il backpack lo mettiamo su un'altra volta. Facciamo l'altro braccetto senza però mano coso e bicipite, bicipite. E voilà. Vai. Sta prendendo forma. Ci manca veramente poco. Manca un paio di dettagli del bacino. Lo facciamo insieme la prossima volta con la mano. E basta. Direi che per oggi è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.